Cacciare via tutto ciò che ruota fuori dal campo e per 90 minuti pensare solo ed esclusivamente al calcio giocato, con la speranza di conquistare il primo trofeo della propria storia. Nonostante una stagione negativa e piena di contraddizioni, il Messina alle 16 si gioca la Coppa Italia nella finale di Latina contro il quotato Matelica, una squadra ricca di individualità di spessore che ha chiuso la propria stagione al secondo posto nel girone F, ad appena 3 punti dal Cesena Schiacciasassi. Per quanto possa essere simbolico e nonostante la vittoria finale mette in palio una manciata di migliaia di euro, il Messina vuole conquistare questa Coppa Italia per dare un senso a una stagione che solo la buona volontà dei calciatori è riuscita a raddrizzare nonostante il mare societario sia stato costantemente in tempesta. Un trofeo da dedicare eventualmente all'ex Oberdan Biagioni, l'allenatore che proprio nel percorso di Coppa ha avuto le proprie soddisfazioni migliori, in cui spiccano il prepotente successo in casa del Picerno e la spettacolare semifinale con il Real Giulianova. La gara con gli abruzzesi, peraltro, ha lasciato in eredità pesanti strascichi disciplinari con le squalifiche di Bossa, Arcidiacono e Lorenzon, che costringono Infantino a schierare una formazione pressoché obbligata con il ritorno al 4-3-3. La squadra ha raggiunto comunque Latina al gran completo con un lunghissimo viaggio in pullman terminato dopo 2 soste in Calabria e in Campania, solo alle prime luci della sera nel centro laziale per la cena e il pernottamento. La gara tra Messina e Matelica sarà trasmessa in diretta streaming dalle 16 su repubblica.it, ma anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della PMG Sport. Intanto, nella tarda serata di ieri, il presidente del consiglio d'amministrazione del Messina, Paolo Sciotto, ha comunicato di aver concluso le trattative con 18 giocatori su 24 dell'attuale rosa, provvedendo al saldo delle spettanze e alla firma delle relative liberatorie da parte dei calciatori. Per motivi di tempo legati alla trasferta di Coppa Italia, non sono stati completati tutti gli incontri che avverranno nei giorni successivi, un barlume di normalizzazione che in nessun'altra realtà avrebbe avuto bisogno degli onori della cronaca.